Questo video è in collaborazione con Fantasia Store, Grande Inverno e La Z Car Trading, dove inserendo i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network e Keyforge Italia. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Ultimamente, mentre stavo navigando su internet, mi è capitato di approdare su diverse fonti che parlavano di uno dei giochi di carte che, al momento, sta generando molto interesse tra i giocatori. Incuriosito da questo fenomeno mediatico, ho voluto saperne di più e ho scoperto che, in diversi punti, ha molto in comune con il nostro gioco di mazzi unici al mondo. Quindi ho preso la palla al balzo e ho deciso di parlarne più nel dettaglio confrontando Keyforge a Flesh and Blood. Ma in che modo? Come sempre partendo dal principio, attraverso l'analisi dei quattro mazzi che prendono il nome di Blitz Deck, esplorandone il contenuto e paragonandoli al tesoro misterioso racchiuso nei nostri unici. Prima di iniziare, volevo ringraziare Fantasia Store per aver fornito i quattro elementi che tratterò in questo video e per avvisarvi che, nella data odierna, si sta svolgendo il torneo di Keyforge all'Aquila durante l'evento sulle tracce del drago. Se vorrete magari scambiare quattro chiacchiere o forgiare in buona compagnia, vi attenderò ai tavoli da gioco. Ed ora scopriamo assieme come gli unici di Keyforge e i Blitz Deck di Flesh and Blood si presenteranno al pubblico, cercando di scoprire le caratteristiche di base ed analizzando infine i punti forti e deboli di entrambi. Andiamo a dargli un'occhiata. Il primo punto di contatto tra Keyforge e i Blitz Deck di Flesh and Blood è la confezione, che si presenterà senza lista del contenuto in esse custodito. Punto in comune solo all'apparenza però, dato che sarà noto cosa si potrà trovare all'interno dei mazzi di casa Legend Story Studios attraverso una semplice ricerca sul sito web ufficiale. Ogni Blitz Deck avrà una lista predefinita di carte, che a differenza del Constructed, ovvero l'altro formato di gioco di Flesh and Blood, prevedrà solamente 40 carte di base, più l'eroe, più l'equipaggiamento, con alcune differenze davvero sostanziali. Il Blitz Deck, come per qualsiasi unico di Keyforge, che ha come prima carta l'Arconte, presenterà l'eroe in età giovanile. Quest'ultima sarà presente in versione Rainbow Foil. Altra esclusiva per questa tipologia di mazzi sarà la carta Mentore, ovvero colei o colui che hanno insegnato ai giovani combattenti a diventare maestri delle proprie arti apprese durante l'addestramento. Ed infine un assortimento di 40 carte più i vari equipaggiamenti che completeranno la struttura del deck. Ultima, ma non per importanza, sarà la carta che ritrarrà, ad immagine intera, l'evoluzione finale dell'eroe dopo aver completato il proprio apprendistato presso il mentore. Essi saranno presenti in ogni Blitz Deck e mostreranno Chain, Boltin, Livia e Prism
al culmine del loro potere. Anche qui sarà una fisima personale, ho notato un contatto tra questi quattro eroi che potrebbero rappresentare gli arconti tradizionali e le loro versioni definitive, che potrebbero essere rappresentate dai gemelli malvagi. Lo so, c'entra poco, nel caso dei combattenti si sta parlando di loro più adulti, ma viaggiate un minimo con la fantasia. Non sono gli stessi Evil Twin ad essere versioni alternative di voi stessi presenti su un altro piano? Per quanto mi riguarda, il mio gemello cattivo potrebbe tranquillamente essere me, magari in un futuro prossimo. Chissà. I vari piani sono imprevedibili e nessuno sa cosa potranno nascondere fino a che non lo si vedrà con i propri occhi. Ora, tralasciando fantasie che sfiorano il limite del confine della realtà, c'è una doppia similitudine che ho notato tra i mazzi di Keyforge e il quartetto di Flesh and Blood. Di cosa sto parlando? Vediamolo assieme. In Keyforge, esclusivamente nel primo starter set di Il Richiamo degli Arconti, erano presenti due unici che sono stati pensati solamente per insegnare il gioco a chi voleva muovere i primi passi sul crogiolo. Sto parlando di Miss Onyx Censorius e Fulgido Argus il Supremo. Questi due unici, che oramai sono diventati dei pezzi da museo, potrebbero essere infatti paragonati ai Blitz Deck per il loro utilizzo. Essendo mazzi non competitivi, ma che rispondono ad un'esigenza ben specifica, ovvero avvicinare i nuovi giocatori ai tavoli, sia in un caso che nell'altro si avranno delle risorse che soddisferanno appieno l'esperienza ludica di qualsiasi curioso. Un consiglio che posso comunque darvi è quello di non addentrarvi da soli nelle varie meccaniche che incontrerete giocando, ma fatevi seguire sempre da qualcuno di più esperto che potrete trovare nella vostra fumetteria di fiducia o che conoscete di persona, così da velocizzare l'apprendimento del gioco. In caso non conosceste nessuno, in descrizione vi lascerò dei link utili per intraprendere la vostra avventura nel migliore dei modi, accompagnati da esperti del settore. Questi ultimi saranno sempre a vostra disposizione per rispondere ad ogni singola domanda che vi verrà in mente man mano che, partita dopo partita, esplorerete entrambi i giochi più nel profondo. Onyx e Argus, tuttavia, hanno lasciato ben presto spazio a tutti quei forgiatori che volevano iniziare a creare chiavi direttamente con i deck disponibili nei vari set pubblicati per Keyforge durante gli anni. E oramai sono, come già detto, appartenenti ad un passato che ha segnato un passaggio importante per il nostro gioco di mazzi unici al mondo. Per quanto riguarda invece i Blitz, non so se verranno sostituiti con alternative più complete del gioco. In ogni caso, credo che queste quattro siano tra le soluzioni più convenienti per imparare a giocare. Dopo Ira, ovviamente, ma lo vedremo tra un attimo. Volevo prima analizzare il secondo punto che mi ha incuriosito davvero molto, ovvero i Blitz Deck sono mazzi ready to play. Vi suona familiare? Sul sito ufficiale di Flesh and Blood, infatti, nella pagina dedicata ai deck in questione, sotto la voce Overview, che si può tradurre in panoramica, la descrizione riporta testuali parole. Pronti all'uso, i Blitz Deck sono realizzati per essere una perfetta introduzione a Flesh and Blood e agli eroi di Monarch, adatti sia ai nuovi giocatori che a quelli esperti. Ciò porterebbe a pensare, soprattutto se si è dei forgiatori, che sia gli unici sia i quattro mazzi presi in esame potrebbero essere utilizzati senza spendere ulteriori risorse economiche per completare liste che, al variare del meta, mutino a loro volta in versioni più o meno economiche.
Ebbene, a differenza di Keyforge, dove questo rischio è praticamente nullo, i Blitz saranno soltanto uno strumento per essere introdotti al gioco vero e proprio, che comporterà quindi l'acquisto di bustine di espansione, box e quant'altro, per restare al passo con i tempi e sempre aggiornati su ogni nuovo set pubblicato a cadenza periodica. Già, a quanto pare, una volta imparate le meccaniche di gioco con ognuno di questi quattro eroi, toccherà a chiunque vorrà approfondire e acquistare dei supporti che, come ogni TCG che si rispetti prevede, aumenteranno la potenza di fuoco di qualsiasi mazzo vorrete costruirvi. A tal proposito, ho notato che ci sono prodotti diversi che all'apparenza sembrerebbero uguali e che differiscono anche a livello di prezzo. La domanda che potreste fare a questo punto potrebbe essere: Arconte, a me Keyforge piace moltissimo, ci giocherei mattina, pomeriggio e sera. E faresti bene, aggiungerei. Ma la curiosità mi spinge a fare un piccolo acquisto, così, giusto per buttarci un occhio e provare qualcosa di nuovo. Cosa mi consigli di fare? Bene, sicuramente sono la persona meno adatta a fornire una risposta. Ed è per questo che, per l'occasione, ho invitato qui sul canale un ospite davvero speciale. Signori, sono onorato di presentarvi Pietro del canale YouTube non ufficiale Flesh & Blood Italia. Benvenuto Pietro, è un vero piacere averti qui. Ciao Arconte, grazie mille per avermi invitato sul canale, il piacere è mio. Bene Pietro, la prima domanda che vorrei farti è: qual è la differenza tra un box di bustine Unlimited e uno di prima edizione? Allora, la domanda è molto importante perché ovviamente si vanno a trovare prezzi molto diversi per i due prodotti. E perché? Legend Story Studio ha un business model che prevede lo stampare a tiratura limitata un set appena uscito in prima edizione, dopodiché all'inizio, dopo un anno, con Monarch, dopo un mese dall'uscita della prima edizione, fanno uscire la Limited, che continueranno a stampare a tempo indefinito. Loro dichiarano che la Limited verrà stampato per sempre. Ovviamente a livello pratico poi è difficile andare a stampare sempre tutti i set, però comunque l'idea è avere un prodotto fra virgolette esclusivo, che è la prima edizione, per i collezionisti più che per i giocatori, e un prodotto per i giocatori che è appunto la Limited. Quindi i prodotti prima edizione hanno un prezzo maggiore, e più sono vecchi più alto è il prezzo, perché ovviamente man mano che cresce il gioco aumenta la player base e quindi aumentano le tirature di stampa. Infatti un box di Welcome to Raid prima edizione, che è il primissimo set, sta circa sui $4,000, mentre un box di prima edizione di Monarch sta sui €200. Quindi sempre questi prezzi vanno confrontati alla Limited, che invece ha un prezzo sempre standard di 80-90 euro, a seconda dove si compra. Quindi la differenza delle carte è nulla. L'unica carta che davvero è diversa è sono quelle carte che si chiamano Cold Foil, che hanno una foilatura speciale. Ve ne faccio vedere che ce n'è una qua sotto mano. Come potete vedere, questa carta in Cold Foil ha un effetto speciale che è semplicemente interessante a livello collezionistico, è molto bello da vedere. Però a parte questa differenza, che le carte Cold Foil si trovano soltanto nella prima edizione, non c'è nessuna differenza fra la Limited e la prima edizione. Se sei un collezionista, ti consiglio di cercare di ottenere la prima edizione dei nuovi set, a meno che tu non abbia un budget infinito. Se sei un giocatore, lascia perdere la prima edizione e prendi la Limited, che è perfetto per giocare a un prezzo accessibile. Ottimo, tutto chiaro. Ora, la seconda ed ultima domanda che volevo farti è: dopo aver parlato di cosa è meglio acquistare a seconda delle proprie esigenze, quali sono i consigli che puoi fornire ai nuovi giocatori per iniziare a combattere in Flesh & Blood? Allora, il consiglio che io do a tutte le persone che vogliono iniziare a giocare è prendere un box di Welcome to Raid, che è il primo set, aprirlo, guardare le carte, divertirsi, magari trovare una leggendaria se si ha un po' di fortuna, e con quelle carte iniziare a giocare. Se non sapete neanche come iniziare a fare i mazzi, ci sono sul canale di Discord italiano
tutta una serie di guide e di liste di deck fatti solamente con carte comuni, fatti apposta per iniziare. Perché per Welcome to Raid non ci sono Blitz deck introduttivi come non ci sono per Arcane Rising. Sono usciti per la prima volta con Monarch. Quindi, se volete giocare con quelle carte, o vi fate il mazzo da soli o vi fate il mazzo da soli. Ovviamente, non avendo esperienza col gioco, la cosa più facile è avere delle liste già pronte o semplicemente cercare qualcuno online che vi venda un mazzo già fatto per pochi euro, perché davvero le carte comuni non valgono praticamente niente. Ma, cosa super importante, le carte comuni sono molto molto giocabili. Alcune delle carte più forti del gioco sono comuni, quindi l'idea di aprire un box, fare l'esperienza di sbustare le carte e avere l'adrenalina di trovare la carta leggendaria che vale un sacco di soldi, è una cosa che assolutamente a me piace molto, come potete vedere anche sul mio canale, e che consiglio di fare. Se invece volete soltanto provare il gioco, potete cercare di ottenere le carte comuni delle liste di cui vi ho parlato in un altro modo, oppure se andate da un negoziante di Flesh and Blood, dovrebbero avere, a seconda della loro disponibilità, i mazzi introduttivi Ira, che sono mazzi di 30 carte, con l'eroe Ira, che è l'eroe creato per spiegare il gioco a tutti, e con quei mazzi potete imparare a giocare. Sono mazzi molto molto semplici che vi fanno capire l'essenza del gioco. Dopodiché, io fossi in voi, mi butterei sui primi due set, che sono Welcome to Raid e Arcane Rising. E una volta imparate le basi del gioco, potete darvi alla pazza gioia con tutti gli altri set. Spiegazione chiara e concisa. Pietro, ti ringrazio infinitamente per esserti prestato alla realizzazione di questo video e per aver messo a disposizione la tua esperienza al servizio di ogni eventuale nuovo combattente di Flesh and Blood. Grazie mille ancora per la tua preziosa collaborazione. Grazie mille Arconte a te per avermi invitato, il piacere è stato mio e niente, ci vediamo sul canale. Assolutamente. Infatti, come già ho accennato in precedenza, in descrizione vi lascerò i link al canale YouTube e di Discord di Flesh and Blood Italia, dove potrete ricevere risposte ad ogni vostra domanda e risorse utili al gioco. Conclusioni. Mazzi unici, i pro. Con soli 10 euro si avrà un deck che, idealmente, potrà essere giocato in ogni formato torneistico competitivo. Non si soffrirà la presenza di mazzi meta o di rotazione di formato, o perlomeno non ancora. È un gioco buy and play, utilizzerete quello che troverete, niente di più, niente di meno. Non esiste deck building. E questo non farà aumentare i costi di una singola carta a cifre inaccessibili a molti. Anche dopo 10 anni di inattività, tornare a forgiare risulterà essere la cosa più semplice al mondo. Basterà acquistare un mazzo qualsiasi e tornare a giocare, imparando passo dopo passo le nuove eventuali meccaniche nate con le recenti espansioni. I contro. Si rischierà di acquistare deck in gran numero alla ricerca del mazzo perfetto che però potrebbe non arrivare mai. Il mio consiglio è quello di far fruttare al meglio, a seconda del formato di torneo presente in Keyforge, gli unici che avete acquistato. Chiedete a chi ha più esperienza di voi a quale nicchia competitiva potranno appartenere. Non esiste solo il formato Arconte. Blitz Deck, i pro. Flesh and Blood e nello specifico i Blitz Deck offriranno un gioco molto bilanciato. Credo di non azzardare a conclusioni se dico il più bilanciato che abbia mai provato. Ognuno dei quattro mazzi simula appieno lo spirito del gioco, dove i due combattenti se li daranno di santa ragione nelle fasi iniziali del match, fino a quando, a partita inoltrata, la stanchezza per la battaglia non prenderà il sopravvento, scaturendo giocate sempre più lente e farraginose fino a quando uno dei due duellanti verrà meno. Offrono un sistema di gioco semplice ed immediato,
che per chi proviene già da altri trading card game risulterà essere di facile apprendimento. Al loro interno ci saranno carte unicamente dedicate a questa tipologia di prodotto, l'eroe in giovane età e il mentore, che renderanno questi articoli adatti sia per chi vuole iniziare a giocare che per i collezionisti. Sono ben strutturati per intraprendere una partita ad armi pari contro un altro Blitz deck, utilizzato da un amico che ha già esperienza per fare pratica ed essere pronto ad affrontare battaglie più intense ed impegnative in futuro. I contro sono stampati solamente, al momento, in lingua inglese. Ciò potrebbe tagliare fuori alcune nazioni di giocatori che vorranno saperne di più a causa della barriera linguistica. Dall'anno prossimo, però, dovrebbe arrivare la traduzione in italiano. Sono solo una fase di passaggio per il gioco vero e proprio, che da come mi è stato detto anche da Pietro è un turbinio di emozioni che i Blitz deck purtroppo non potranno mai offrire, se non in piccola parte. Si potrebbe anche organizzare, per promuovere il gioco, un piccolo torneo da 4 giocatori dove ognuno utilizza un eroe specifico, sempre sotto la supervisione, ovviamente, di un combattente esperto ad accompagnare chi sta partecipando nelle varie fasi del regolamento. Se sarete interessati ad acquistare i Blitz deck, in descrizione troverete l'intera sezione dedicata di Fantasia Store dove potrete portarvene a casa una copia a scelta. In più, utilizzando il codice Arconte228 riceverete il 10% di sconto alla cassa. Terminando, sicuramente ci saranno altri punti di contatto tra Keyforge e Flesh and Blood che non sono riuscito a scoprire. Se siete dei giocatori di quest'ultimo, vi invito a scrivermi nei commenti quali similitudini avete notato e se non siete mai stati dei forgiatori, beh, vi consiglio di iniziare così da approfondire al meglio l'argomento. In descrizione vi lascerò tutto l'occorrente per avere una base di partenza dalla quale partire e cliccando qui in alto una guida rapida per apprendere le regole base in meno di 15 minuti. In più, sempre in descrizione, potrete trovare anche le norme aggiornate per imparare attraverso un pizzico di teoria il primo gioco di mazzi unici al mondo. Cosa state ancora aspettando? Il crogiolo vi attende! Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione dei nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate ad ondata oscura, che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.